Signori, una sorpresa, invito sul palco a cantare con me Marco Travaglio. Sarà una sorpresa perché canta bene, intonato, più di certi cantanti. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ecco, Marco Travaglio, questo era 9 anni fa, tu e Franco Battiato cantavate insieme alla Versiliana, voi eravate molto molto amici e eravate molto legati. E che cos'era per te Franco Battiato e che cosa hai perso con lui? Sono un po' scosso, devo dirti la verità. Lui era un'anima talmente delicata, un po' come quei fiori che appena li tocchi si disfano, no? Quindi io ho pudore, ho paura a dire delle cose su di lui così a caldo. Forse il modo migliore per ricordarlo è quello di leggere qualche brano del suo testamento, che è una canzone intitolata Testamento, che dice così: lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione. Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni. La libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva tutto della mia vita mortale, anche l'odore che davano gli asparagi all'urina. We never die, we were never born. Noi non siamo mai morti, noi non siamo mai nati. C'è tutto. E c'è una canzone in particolare che è la tua, la vostra? Beh, certamente quella che ho provato a cantare con lui alla Versiliana e che non mi è mai riuscita così bene come quella volta. Era una sua magia quella. E Prospettiva Nevsky, il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, è un verso che ti lascia veramente un groppo in gola. E poi una canzone che lui, quando faceva i concerti e sapeva che ero tra il pubblico, mi dedicava, perché scherzando diceva di averla scritta con me a mia insaputa, riguardava gli scandali del Cavaliere, si intitola Inneres Auge, che è il terzo occhio, in tedesco. Dove lui dice perché dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti. Era un'invettiva molto, molto simile a quella che lui aveva fatto 20 anni prima, che ovviamente è una preferita di tutti noi, Povera Patria. Tutti pensano che sia stata scritta dopo le stragi e dopo Tangentopoli, perché parla di quei corpi in terra senza alcun calore, no? E nel fango affonda lo stivale dei maiali, politici senza pudore. Invece è del 1991, quindi io non so in quale dei suoi mondi lontanissimi lui avesse captato quella visione profetica di quello che sarebbe avvenuto un anno dopo con le stragi di mafia e con Tangentopoli, ma è chiaro che lui ha sempre vissuto in tanti mondi e diciamo che
se n'era già andato in uno di quei mondi da qualche anno. Sì, oggi purtroppo si è definitivamente liberato.